Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per parlare della partita dei quarti di finale Italia-Belgio 2-1. Italia che vince, convince e si qualifica per le semifinali. Cosa dire? Un'ottima Italia, una squadra coesa, compatta, granitica e concentrata, una vittoria strameritata da parte degli azzurri. Contro un Belgio un po' sottotono, anzi abbastanza sottotono. Ho visto un ottimo Doku, che è stato uno dei più pericolosi, soprattutto nel secondo tempo. De Bruyne, che con i suoi strappi in contropiede cercava di mettere in difficoltà la nostra difesa. De Bruyne, che secondo me ha giocato una partita sufficiente, discreta, e poi un Lukaku assolutamente un assente ingiustificato. Ha giusto segnato il rigore, poi per il resto niente, nisba. Vi dico la verità, un po' che l'Italia passasse il turno me l'aspettavo, non ne ero sicuro al 100%, però come vi avevo detto nel video di presentazione dei quarti di finale, dicevo che il Belgio è una squadra tecnicamente forte, soprattutto dalla metà campo in su, però debole mentalmente, non ha la giusta tenuta mentale in alcuni giocatori. De Bruyne, che aveva steccato la finale di Champions, anche se comunque ieri secondo me non ha fatto una partita negativa. Lukaku, che nelle partite secche, nei big match, quando si alza un po' il livello, anche lui, puff, sparisce. E lo si è visto anche ieri, ma lo si è visto anche con l'Inter in queste due stagioni. Una volta che ti stecca la finale d'Europa League, poi nel doppio confronto con la Juve in Coppa Italia, niente, in Champions League, nella partita con lo Shakhtar, altra gara insufficiente. Però, a parte ciò, parliamo meglio dell'Italia. Ripeto, una squadra che mi è piaciuta, una squadra messa bene in campo, coesa, granitica e concentrata. Nel primo tempo c'è stato un buon inizio dei Diavoli Rossi, che ci hanno messo in difficoltà con il loro pressing alto, con la loro aggressione. Poi però con il passare dei minuti è emersa l'Italia che ha messo sotto il Belgio dominando la partita per 60-70 minuti. Passa in vantaggio con un gran gol di Barella, un gol veramente da numero 11, perché sguscia in mezzo a due avversari e poi fa partire un tiro ad incrociare sul secondo palo. Raddoppio di Insigne non da meno con questa sua pennellata, con questo suo tiro a giro da sinistra verso destra che finisce sotto l'incrocio dei pali. E poi però alla fine del primo tempo c'è stato così. Rigore del Belgio, che per il Belgio che a me è sembrato, vi dico la verità, un po' un rigorello, un rigore così un po' generoso, rigore che se lo subisci alla fine del primo tempo ti può cambiare la partita nella ripresa, può spostare gli equilibri a favore della squadra avversaria, invece le cose non sono andate così, le cose non sono andate così perché nel secondo tempo, almeno fino al 65-70esimo, è stata l'Italia ad andare più vicina al 3-1 che non il Belgio al gol del pareggio. Finale di partita poi invece in sofferenza con un'Italia schiacciata nella sua area di rigore, un Belgio che prova ad attaccare e cercare il gol del pareggio, ma al di là di una conclusione di Doku che ha sfiorato la traversa, non è che sia stato così tanto pericoloso. Passando poi a vedere le pagelle degli azzurri, ho dato Donnarumma 7, 7 per le due belle ed importanti parate nel primo tempo, una su De Bruyne, l'altra su Lukaku. Di Lorenzo 6, causa quel rigorello,
Poi per il resto, secondo me, stava giocando una partita assolutamente diligente. Bonucci 6 e mezzo, ha tenuto abbastanza bene Lukaku, non ha commesso sbavature. Chiellini 7 e mezzo, Chiellini uno dei migliori in campo, veramente una prova monumentale, una prova da capitano, una prova da King Kong, un gigante in difesa che ha letteralmente cancellato Lukaku. Poi Spinazzola 6 e mezzo, meno sprintoso, meno stantuffo di altre volte, però comunque ha compiuto dei salvataggi importanti in fase difensiva. Dispiace molto poi per la sua uscita per infortunio a 10 minuti dalla fine, un infortunio che a quanto pare lo terrà fuori dal campo per 4-5 mesi. Dispiace, dispiace molto perché questo giocatore ha veramente un ottimo potenziale. È l'immagine del terzino europeo, buono in fase difensiva, ma anche eccellente in fase offensiva, uno che spinge e corre veramente tantissimo sulla sua corsia. Molto sfortunato questo ragazzo perché, insomma, non è la prima volta che gli succede di subire un infortunio piuttosto grave. Centrocampo poi, Barella 7,5, elettrico e dinamico come al solito, segna il gol del momentaneo 1-0, un gol veramente da vero numero 11 per come si è infilato tra i due avversari per il tiro che ha fatto partire ad incrociare sul secondo palo. Jorginho 7, ottima prova da parte sua, un giocatore che non lo vedi tantissimo, ma un giocatore che fa un lavoro veramente molto importante per la squadra, il direttore del centrocampo e del gioco della nazionale. Verratti 6 e mezzo, un inizio un po' così così, un inizio un po' in difficoltà contro il centrocampo belga, sale poi di tono fornendo l'assist per il gol di Barella. In attacco Chiesa 6, non mi è piaciuto tantissimo, nel senso vivace sì, però sulla fascia destra non riesce a giocare bene quanto sulla fascia sinistra. L'ho visto un po' così, un po' fumoso, non incide a dovere sotto porta, però comunque alla fine non è stata una prestazione così tanto negativa da parte sua. Immobile 5, il peggiore dell'Italia, non mi è piaciuto, tergiversa troppo sotto porta, fa fatica a tenere i palloni, costantemente raddoppiato dalla difesa degli avversari. Non è un attaccante che può giocare spalle alla porta, non è una punta di sfondamento, un attaccante da modulo a due punte, bravo ad attaccare la profondità. Insigne 7,5, un altro dei migliori in campo, ottima prestazione da parte sua, solito gol alla Insigne, questa pennellata, questo tracciante col tiro a giro che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali, e poi tante ottime giocate, tante belle giocate da parte sua, insomma, ha disegnato calcio nell'arco dei 90 minuti. Subentrati Cristante, Belotti e Palmieri 6, Berardi e Toloi senza voto, allenatore Mancini 7,5, 7,5 come alla prestazione dell'Italia di ieri sera. Era il primo test probante, la prima squadra di pari livello se non superiore che affrontavamo, eppure questo test l'abbiamo superato a pieni voti con un'ottima prestazione da squadra concentrata, determinata e che sapeva cosa fare in campo. Insomma, ragazzi, l'Italia c'è e si vola in semifinale. Va bene ragazzi, questo è stato un po' un commento di Italia-Belgio 2-1. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!